Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Secondo, 3 ottobre 1899, capitolo 80. Questa mattina continuava a farsi vedere Gesù afflitto. Al mio pazientissimo Gesù non avevo coraggio di dirgli nessuna parola per timore che riprendesse il suo dire lamentevole sullo stato religioso. Beh, questo perché l'ubbidienza vuole che scriva tutto ed anche quello che riguarda la carità del prossimo. È questo per me tanto penoso che ho dovuto lottare a forze di braccia con la signora obbedienza, molto più che si era cambiata in aspetto di guerriero potentissimo, armato
sì delle sue armi per darmi la morte. In verità mi sono trovata a tali strettezze che io stessa non sapevo che fare. Scrivere secondo la luce che Gesù mi faceva vedere sulla carità del prossimo mi pareva impossibile. Mi sentivo ferire il cuore da mille punture, la bocca me la sentivo ammutolire e venir meno il coraggio, e le dicevo: cara obbedienza, tu sai quanto ti amo e quanto volentieri per amore tuo dare la vita, ma vedo che qui non posso e tu stessa vedi lo strazio dell'animo mio. De non farti nemica, non essere con me spietata, sii più indulgente in te verso chi ti ama. Vieni con me tu stessa e discorriamo insieme quello che più ci conviene dire. Così pare che ha deposto il suo furore e lei stessa dettava quello che più era necessario, rinchiudendo in poche parole tutto il senso delle diverse cose che riguardavano la carità, sebbene delle volte voleva essere più minuta, ed io le dicevo: basta che per un poco di riflessione capiscano ciò che significa. Non è meglio rinchiudere in una parola tutto il significato che in tante parole? Delle volte cedevo all'ubbidienza, delle volte io, e così pare che siamo andate d'accordo. Quanta pazienza ci vuole con questa benedetta signora obbedienza, veramente signora, che basta che le si dà il diritto di signoreggiare, che si cambia in aspetto di mansuetissima agnella. Lei stessa ne fa il sacrificio della fatica e l'anima la fa riposare col suo signore, mettendosi intorno lei con occhio vigilante per fare che nessuno ardisca di molestarla e interrompere il sonno. Mentre l'anima dorme, questa nobile signora che fa? Oh, sta gocciolando sudore dalla sua fronte, affrettando la fatica che toccava all'anima, cosa veramente che fa stupire ogni mente umana più intelligente e che scuote ogni cuore ad amarla. Ora, mentre ciò dico, nel mio interno vado dicendo: ma che cos'è questa obbedienza? Di che è formata? Qual è l'alimento che la sostiene? E Gesù mi fa sentire la sua armoniosa voce al mio udito che dice: vuoi sapere che cos'è l'ubbidienza? L'ubbidienza è la quintessenza dell'amore. L'ubbidienza è l'amore più fino, più puro, più perfetto, estratto dal sacrificio più doloroso, qual è il distruggere se medesimo per rivivere di Dio. L'ubbidienza, essendo nobilissima e divina, non ammette nell'anima niente di umano che non fosse suo. Perciò tutta la sua attenzione è distruggere nell'anima tutto ciò che non appartiene alla sua nobiltà divina, qual è l'amor proprio. E fatto questo, poco sicura che essa sola stenti fatica in ciò che appartiene all'anima, e l'anima la fa tranquillamente riposare. Finalmente l'ubbidienza sono io medesimo. Chi può dire come sono restata meravigliata e rimasta estatica nel sentire questo parlare di Gesù benedetto? O santa obbedienza, quanto sei incomprensibile! Io mi prostro ai tuoi piedi e ti adoro, ti prego di essermi guida, maestra, luce, nel disastroso cammino della vita, perché guidata, scortata, ammaestrata dalla tua luce purissima, posso con sicurezza prendere possesso del porto eterno. Finisco quasi sforzandomi di uscire da questa virtù dell'ubbidienza, altrimenti non la finirei mai di parlare. È tanta la luce che vedo di questa virtù che potrei scrivere sempre su di essa. Ma altre cose mi chiamano, perciò faccio silenzio e ritorno da dove lasciai. Onde vedevo il mio Gesù afflitto e ricordandomi che l'ubbidienza mi aveva detto di pregare per una persona, quindi con tutto il cuore l'ho raccomandato e Gesù mi ha detto: figlia, egli faccia che tutte le sue opere risplendano, però di sole virtù, ma specialmente gli raccomando di non imbrogliarsi nelle cose di interesse di famiglia. Se tiene qualche cosa la desse pure, se non tiene non voglio che lui si impicci d'altro. Lasciasse che le cose le facesse chi ne è dovuto e lui se ne rimanga spedito, libero, senza infangarsi nelle cose terrene. Altrimenti verrebbe ad incorrere nella sventura degli altri che da principio, avendo voluto impicciarsi di qualche cosa di famiglia, poi tutto il peso è gravato sulle loro spalle
ed io per sola mia misericordia ho dovuto permettere di non prosperarli, ma piuttosto di ammiserirli e così fare toccare con mano quanto è disdicevole ad un mio ministro l'infangarsi nelle cose terrene, mentre è parola uscita dalla mia bocca che ai ministri del mio santuario, sempre che non toccassero affatto le cose terrene, mai sarebbe mancato il cibo quotidiano. Ora questi tali, se io li avessi solamente prosperati, avrebbero infangato il loro cuore e non avrebbero badato né a Dio né alle cose appartenenti al loro ministero. Ora tediati, stanchi del loro stato, vorrebbero sbrigarsi ma non possono, e questo è in pena di ciò che non dovrebbero fare. Dopo gli raccomandai un infermo e Gesù mi mostrava le sue piaghe fattegli da quell'infermo. Ed io ho cercato di pregarlo, placarlo, ripararlo, e pareva che quelle piaghe si saldavano. Gesù, tutto benignità, mi ha detto: figlia mia, tu oggi mi hai fatto l'ufficio di un peritissimo medico, che non solo hai cercato di medicarle e fasciarle, ma anche di guarirle le mie piaghe, fattemi da quell'infermo. Perciò mi sento molto ristorato e placato. Onde ho compreso che pregando per gli infermi si viene a fare l'ufficio di medico a nostro Signore, che soffre nelle sue stesse immagini. Ora, come evidente anche in questa meditazione, Gesù porta Luisa ancora una volta a meditare sulla grandezza e l'importanza dell'obbedienza, che lei stessa descrive con parole abbastanza forti e con immagini da un lato molto chiaro, dall'altro anche molto simpatico per certi aspetti. Cominciamo dalle immagini, poi da quello che dice Luisa e poi concludiamo con quello che dice Gesù. Allora, l'immagine una la conosciamo già, che è quella di guerriera. Guerriero potentissimo, armato sì delle sue armi per darmi la morte. Che significa questa immagine? Significa che se si esce da questa aurea virtù, Dio in nessun modo può essere contento di noi. E quindi sollecita l'anima in maniera forte, percepibile, a non uscire da quest'aurea virtù, a non cedere mai a ciò che ad essa si oppone, che è lo spirito della ribellione, che è lo spirito della superbia, ma anche lo spirito semplicemente dell'autonomia, dell'indipendenza. Il fare le cose da noi stessi, quindi il decidere le cose da noi stessi. Gesù dirà che questa è la quintessenza dell'amore, ma questa è anche la quintessenza della divina volontà. Cioè, noi qualunque cosa appaia, se veramente vogliamo fare la divina volontà, ma si trattasse anche di cose piccolissime, dobbiamo sempre chiederci se quello che sto facendo, se quello che sto dicendo, se quello che sto pensando, se quello che sto volendo è volere di Dio. Dio manifesta le sue obbedienze in vari modi. Sono tutti significativi, perché quando si ascolta bene la voce di Dio, se si impara ad ascoltarla, sono molti i sacrifici che devono essere fatti. Dio ci parla, ci può parlare ordinariamente e chiedergli obbedienza, chiederci obbedienza attraverso delle forme di mediazione, attraverso chi parla in suo nome, sia che sia un suono di voce percepibile all'orecchio, sia che sia uno scritto, no? La sua parola scritta,
gli scritti di un santo, di un dottore, di un maestro di spirito, una predica, una catechesi, quello che uno vuole. Ecco, questa è quella che San Paolo chiama l'obbedienza della fede, cioè attraverso l'ascolto tu vieni necessariamente a contatto con una serie di informazioni, se hai un ascolto attento, che magari ignoravi, che provocano, ecco, appunto la tua vita, perché magari ti scopri essere in dissonanza con alcune cose, quindi esigono da te una sottomissione, prima dell'intelletto. La fede e l'obbedienza hanno caratteristiche per certi aspetti simili. L'intelletto deve piegarsi, deve dire io ho sbagliato e quest'altra cosa è giusta. E poi della volontà, siccome io ho sbagliato e quest'altra cosa è giusta, si deve fare quest'altra cosa. Più difficile, in generale, è quando l'intelletto non è illuminato, quindi non capisce perché una cosa è giusta e quello che pensavo era sbagliato, ma ha soltanto l'informazione che quello che si pensa è sbagliato e che un'altra cosa è giusta, pur non capendolo. Questo è più difficile già, perché qui è maggiore il sacrificio della volontà, perché non ha quella luce, diciamo così, dell'intelletto che le fa comprendere che quello che sta facendo è la cosa giusta, anche se costa. Questo è molto più grande. Il secondo modo con cui Dio ci manifesta la sua obbedienza, questo è più difficile, è più difficile riconoscerlo, è attraverso la voce del nostro cuore, della nostra coscienza. Io parlo qui per esperienza risaputa e non si parlerà mai abbastanza su questo. Se noi imparassimo ad ascoltare bene la voce del nostro cuore, ad essere veramente uomini e donne interiori, come dice San Paolo nelle sue lettere, non avete bisogno di nessuno che vi illumini, perché già lo sapete quello che dovete fare. Anche l'obbedienza, diciamo così, esteriore, che è la terza di cui parleremo, che è quella che si dà ad una creatura in quanto rappresentante del creatore, per amore del creatore, sarebbe minima, d'accordo? Sarebbe semplicemente un di più, un po' come era per la Madonna, no? La Madonna non c'era bisogno di San Giuseppe per conoscere le obbedienze, ma aveva la lodevolissima abitudine, questo lo sappiamo dal regno di Maria, regno della Divina Volontà, di chiedere le obbedienze al suo superiore, che era San Giuseppe, di cose che lei già conosceva essere volontà di Dio. Quindi, se fossimo capaci di ascoltare bene Dio, ecco, le obbedienze ai suoi rappresentanti sarebbero tutte di questo genere, solo di questo genere. Siccome non è così, anzi è molto lontano da così, per i comuni mortali esseri umani molto sono importanti le obbedienze della terza specie, di cui tra poco parleremo. Però nel nostro cuore il Signore ci parla. Io invito chi ascolta queste cose. Molte volte le anime chiedono consigli molto molto pratici, operativi, quindi vogliono sapere da un sacerdote che cosa devo fare in questa situazione. Tutto si deve fare in quelle situazioni, meno che dire che cosa si deve fare. Perché se una persona impara a pregare, ad avere discernimento, Dio ti fa capire benissimo cosa devi fare in quella situazione concreta. E lo capisci dal fatto che se stai facendo quello che Dio vuole, stai sereno e stai tranquillo. Se stai facendo quello che Dio non vuole, per quanti ragionamenti mentali ti fai, con cui cerchi le giustificazioni, gli appigli, per fare come ti pare a te, non stai tranquillo. Io, da sacerdote, ho esperienza anche di, l'ho detto tante volte, di persone che sono convertite e che magari poi portano la madre di misericordia la vita passata, certamente ti dicono, ma io non avevo coscienza piena che questa cosa fosse peccato, dico aspettate un attimo, dico ma
cerca di ricordarti, ma tu stavi tranquillo, stavi tranquilla, cioè facevi quella cosa e come se niente fosse? Guardate, mi tengo stretto con le percentuali, il 95% risponde no. D'accordo? Perché pure se uno non sapeva, certamente, non era ben formato, non sapeva che questo certo tipo di comportamento è peccato mortale, a destra e a sinistra, però sapeva perfettamente che quella cosa non bisognava farla. E infatti il fondamento del peccato in queste circostanze è proprio questo. Quindi se anche tu non fossi soggettivamente imputabile di peccato mortale perché non avevi la piena avvertenza, ma non avevi l'avvertenza piena, ma l'avvertenza però ce l'avevi. E quindi potrebbe non essere peccato mortale, ma è comunque peccato. Questo ricordiamolo sempre. Pensiamoci ben attentamente alle cose che stiamo facendo, no? Nel piccolo come nel grande, nelle piccole come nelle grandi decisioni di vita. Perché più si pratica, diciamo, questa forma di interiorità e più la capacità di sintonizzarsi, quindi di ascoltarla la voce del proprio cuore, diventa raffinata. È lì che Dio ci parla. Noi non possiamo vivere una vita fuori, come estranei, no? Diceva Santa Teresa d'Avila, noi andiamo a cercare Dio a destra e a sinistra, ma Dio è seduto come su un trono al centro del nostro cuore. La famosa settima stanza, cioè il cammino che porta all'unione con Dio, secondo Santa Teresa, non dobbiamo immaginarlo come chissà che, è un cammino di progressivo rientro dentro noi stessi, perché Dio sta proprio nel centro della nostra anima, splende come sole, ma questo vale anche per l'anima dei più grandi peccatori del mondo. Quindi tanto più si diventa interiori e tanto più la sua voce la si discerne con una certa chiarezza e facilità. Veniamo al terzo punto, che è quello di cui parla principalmente Luisa, che dopo aver usato l'immagine del guerriero dice quello dell'agnellino mansueto. Quindi se fai quello che l'ubbidienza ti dice, ti lascia in pace, cioè ti lascia in pace. La pace la senti subito nel tuo cuore, questo significa quell'immagine. Gesù dice delle cose davvero straordinarie. L'obbedienza è la quinta essenza dell'amore. È l'amore più fino, più puro, più perfetto, estratto dal sacrificio più doloroso, qual è il distruggere se medesimo per rivivere di Dio. Cioè è sulla base della prova che noi facciamo con questa virtù che comprendiamo che cosa vogliamo fare realmente. Se vuoi fare come ti pare o se vuoi fare quello che Dio vuole. Questa obbedienza a tutti i livelli è volontaria, nel senso che Dio mai e poi mai in nessun caso forzerà il tuo libero arbitrio. Se vuoi fare quello che lui vuole, quello che ti fa conoscere anche attraverso l'obbedienza, devi farlo tu volentieri, spontaneamente e liberamente. Se non lo vuoi fare, bisognerebbe dire, anche se questa frase credo che sia non molto caritatevole, però è vera da un punto di vista oggettivo, peggio per te. Io ho anche un pochino imparato nella mia esperienza sacerdotale, perché da giovane prete mi accoravo, nel senso, quando vedevo una situazione dove era evidente, insomma, che bisognava operare in un certo modo per stare in grazia di Dio in pace, vedevo che le persone si intestardivano a fare come ci pareva, a me ne faceva una pena, insomma, perché mi dispiaceva. Che dico, sicuramente se fa così poi passerà questo guaio, quest'altro guaio, e puntualmente passava questo guaio, quest'altro guaio. Ecco. Però poi nessuno può declinare o delegare, anche se molti vorrebbero farlo, la missione di essere uomo e di essere donna. Cioè questa è proprio la quintessenza dell'amore, certamente, ma è anche la quintessenza, penso, della vita umana. Tutto il fondamento della meritorietà delle nostre azioni dipende solo da questo.
da come muoviamo il nostro libero arbitrio. Se una persona ama veramente, questo lo si dice sempre, no? Ubbidisce, ma senza nessun tipo di limite. Perché se Dio, io lo amo, io faccio qualunque cosa che voglia. Ma dice qualunque, dice se ti chiede di mettere a letto con tumore, subito. Bisognerebbe fare questo, tu ami il Signore? Dice, beh, bene. Facciamo finta che tra 2 ore vai a farti l'analisi e ti viene diagnosticato un tumore che ti stende sul letto con un anno, mezzo a croce, atroce. Tu che dici? Va bene o non va bene? Dici fiat o no? Così ci possiamo mettere qualunque altra cosa. E se non c'è un'obbedienza assoluta, attenzione che è sempre fatta a Dio, l'amore non è autentico. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, dice Gesù nel Vangelo, non solo i comandamenti espressi, no? Comandamenti vuol dire ogni forma di manifestazione del mio volere. Lo prendi e lo fai. Ecco, l'ubbidienza del terzo livello, quindi quella che passa attraverso il rappresentante di Dio, e che è molto delicata, ma che è anche molto santificante, perché era più difficile sotto tantissimi punti di vista, si rende necessaria perché? Perché bisogna vedere se quando Dio parla, tu capisci o capisci, come si dice a Roma, fischio per fiasco. Senti una predica e non capisci niente, oppure la senti pensando subito a tutte quante le persone che sono colpite da quella credita, ah, c'è mia suocera, c'è mio marito, c'è mio vaso, e sentisse, ha visto che ha detto, ecco, e attenciarvi mai, oppure è una vita talmente tanto dissipata, non interiore, che la voce della coscienza che ti parla è però flebile, quasi impercettibile, quindi non ci capisci niente, non la senti, non sei capace di ascoltarla. Ecco, allora l'obbedienza ad personam, cioè ad un rappresentante del Signore, ha il vantaggio di essere personalizzata. Cioè, se è una persona, se è un uomo o una donna di Dio, quindi che conosce alcune cose delle anime e che è in grado di saperle santamente condurre, è una forma d'aiuto formidabile, perché tu hai l'ausilio di una persona che ti conosce dal di dentro, e quindi ripeto, se sa quello che fare, ti può dare un aiuto veramente straordinario, cioè ad avere una sorta di parola di Dio personalizzata, che non vuol dire ricevere tutte le pappe pronte assolutamente, però è un aiuto non indifferente. A questo dicono tutti i maestri di spirito, e Luisa e qui Gesù non fa eccezioni, bisogna essere, quando lo si vive, molto fedeli. Perché la via è più sicura. L'ubbidienza, essendo nobilissima e divina, non ammette nell'anima niente di umano, e anzi la sua attenzione è distruggere tutto ciò che non appartiene alla nobiltà divina, e questo è l'amor proprio. Quindi non c'è sistema per distruggere, appunto, la volontà umana e l'amor proprio, non c'è sistema migliore che sottoporsi all'ubbidienza, d'accordo? E viverla poi con le caratteristiche che ha, mi pare che ho già detto in qualche meditazione. I maestri di spirito sollecitano soprattutto alcune caratteristiche, l'obbedienza pronta. Se ti viene detto di fare una cosa con l'obbedienza, tu puoi farla subito. L'obbedienza si fa subito, come quando racconta un episodio evangelico, Gesù passava, seguimi, si alza e lo segue, non dice aspetta un po', subito. Poi deve essere puntuale, pipì. Quindi abbiamo già visto nei giorni scorsi, devi fare quello che ti viene detto, non filtrare quello che ti viene detto e rifarlo come dici tu. Quindi pronta, puntuale. E poi se vogliamo fare la terza P,
questa è la cosa più difficile, deve essere di pensiero, non soltanto di volontà. Per ricordare le tre P, quindi pronta, puntuale, pensiero, usiamo pensiero al posto di intelletto. E che vuol dire di pensiero? Vuol dire che per quanto quella cosa tu non lo capisci, non ti sembra opportuno, eccetera, eccetera, la fai. Ricordiamo sempre una cosa e concludiamo. Le parole di Gesù nell'ultima cena a San Pietro. Gesù chiese un'obbedienza agli apostoli, no? Ce lo ricordiamo all'ultima cena. Quale obbedienza? Di farsi lavare i piedi da lui. Ecco, Pietro, che sembra sempre dire la cosa giusta, però, poverino, prima della risurrezione, interpreta la volontà umana, come Gesù stesso gli dice, lungi da me Satana, tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, dice lui, quando gli dice, scusa un attimo, ma te devi andare a morire in croce tu, ma insomma, non vogliamo scherzare. Ecco, e poi il grande San Pietro, San Pietro è un gigante, quindi stiamo parlando con riverenza, ecco, di un uomo che è stato in cammino, no? Che aveva delle grandi responsabilità e che il Signore ha permesso che passasse per queste gaffe, no? Arriva Gesù, tu non mi laverai mai i piedi, giusto, no? Mi sembra, cioè, dico, ma ci facciamo lavare i piedi da nostro Signore? C'è qualcuno di noi che se viene Gesù, ti si inginocchia i piedi, ti lava i piedi, dici, prego, fai tranquillamente, penso che non lo farebbe nessuno, no? Tutti quanti direbbero, ma stai scherzando, adesso cambiamo ruolo, mi metto io ai tuoi piedi, faccio come Maria Maddalena, te li lavo io, li bacio io. Cioè, il più grande segno di sottomissione che si possa avere. Cosa risponde Gesù? Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Quindi quando c'è l'obbedienza doc, proprio l'obbedienza per antonomasia, è quella dove non si capisce. Perché se capisci che obbedienza è? Certo, questa è una cosa di per sé stessa potenzialmente pericolosa, no? Perché uno deve essere certo che la cosa a cui sta obbedendo almeno è volontà di Dio, anche se non si capisce. Quindi ci vogliono sempre molte cautele. Però l'obbedienza vera è quella. Cioè, se tu dici, va bene, adesso mi metto sotto l'obbedienza, però io lo faccio, però mi devi spiegare. Allora, lascia stare. Vai appresso al tuo caro arbitrio, governati da solo, che tanto il nostro Signore te lo rispetta, quindi. Il nostro Signore lo rispetta, cioè ubbidire, se noi ci avessimo la grazia di trovare qualche sant'uomo a cui prestare obbedienza, bisognerebbe andare a fare accendere qualche candela, non so quante statue della Madonna, perché sarebbe una delle grazie più grandi che uno possa ricevere, perché avresti, come dire, la certezza morale in tantissime situazioni di fare quello che Dio vuole. Ti pare poco, ti pare? Cioè, specialmente in quelle situazioni in cui vuoi fare una penitenza, ecco, la metti sotto il sigillo dell'obbedienza e tu sei sicuro al 100% che la penitenza è volontà di Dio. 100%, perché se l'hai posto sotto, ma anche se Dio non la volesse da te e il padre spirituale te la sigilla con l'obbedienza, immediatamente la vuole, subito, seduta stante. Tutto quello che legherete sulla terra sarà legato anche in cielo, ha detto Gesù. Seduta stante, Ecco perché i maestri di spirito, quando scrivevano, se il superiore sbaglia, certamente è possibile, ma se tu ubbidisci non sbagli mai, anzi meriti, eccetera, eccetera. Cioè, è una responsabilità grande per chi deve esercitare l'autorità in vista dell'obbedienza, non certamente per chi ne è soggetto. Ecco però perché, ecco, vedete, l'obbedienza che possiamo scegliere noi, siamo già abbastanza fortunati, no? Perché tu, padre spirituale, te lo scegli, te lo ponderi e te lo devi scegliere non perché dice sempre quello che dici tu, ma perché riconosci in lui di essere un uomo di Dio. Pensate all'obbedienza ecclesiastica che purtroppo oggi è abbastanza in crisi, cioè noi abbiamo delle piccole cose, il parroco non te lo scegli, no? Te tieni quello che passa al convento, il vescovo te lo sceglie, tu pensa a un religioso, uno che sta in un monastero, in un convento, che c'è il superiore diretto, sotto strettissima obbedienza, tra l'altro, se è un monastero serio,
e non se l'hai scelto, potrebbe essere una persona che meno la vedi e meglio stai, oppure non troppo capace sotto tanti punti di vista. Che vogliamo fare? Subisce anche a quello. Quindi, ecco, va bene. Qui Luisa dice che altrimenti non la finirei mai di parlare, ecco, e facciamo, mettiamoci punto. Certamente c'è molto da dire su questa virtù, perché Gesù conclude dicendo: finalmente l'ubbidienza sono io medesimo. Noi non riusciremo mai a comprendere la grandezza di quello che ha fatto Gesù, cioè cosa significa per uno che è Dio, cioè diventare uomo semplicemente perché come uomo deve iniziare ad ubbidire in tutto fino alla morte, la morte di croce, no? Cioè, Dio è l'essere, come dire, è l'unico che non ubbidisce a nessuno, mi fa solo quello che dice lui. Quindi, cioè, ci si perde, ecco, se uno si mette a fissare l'ubbidienza di Gesù, che tra l'altro può essere, come può essere definito l'unico veramente umile, così evidentemente può essere definito l'unico veramente ubbidiente. Perché la più grande obbedienza è quella proprio volontaria al 100%, cioè che tu potresti veramente fare in tutto diversamente senza sbagliarti, tra l'altro, a differenza di noi, e non lo fai per essere sottomessi a questo gioco suavissimo che però rappresenta il riscatto del genere umano, l'unica via privilegiata per entrare nel mondo e nel regno del divino volere. Santa Vergine Divina Maria, ecco, insegnaci tu sempre più e sempre meglio questa virtù in cui tu sei stata assolutamente eccellente. La più grande virtù che avevi sappiamo essere l'umiltà, ma l'ubbidienza è la sorella gemella dell'umiltà. Da essa non ti sei mai discostata in tutto e per tutto. E ricordiamo sempre, concedici di ricordarlo, quel passo memorabile dell'opera La Divina Maria, il Regno della Divina Volontà, dove si vede che appena concepita tu hai fatto immediatamente l'unico sacrificio gradito a Dio, che gli ha consegnato la tua volontà, promettendo solennemente davanti a Lui di non usarla mai autonomamente in questa vita. Se a questo purtroppo sarà quasi impossibile arrivarci, a meno che non ci sia una grazia straordinaria, ecco, dell'Altissimo, però quanto più ci avviciniamo a questa perfezione, tanto più ci distacchiamo da noi stessi ed entriamo nel regno del divino volere. La tua mano, la tua sapienza ci guidi, specialmente coloro che lo desiderano, a poter percorrere quest'aureo cammino, ecco, giungere presto a grande santità e a vivere uniti con la divina volontà. E la Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave, Maria.